Ciò accade proprio perché noi, anche se crediamo di essere vivi in una situazione reale, siamo presenti in una situazione che è reale e immaginaria. Non reale da immaginare quando non la si vede, ma immaginaria come azione, grazie alla quale immaginazione poi noi la vediamo reale. Quindi è la realtà che è immaginaria, anche se porta attraverso l'immaginazione alla concretezza della realtà che noi conosciamo. Ebbene, poiché è l'assoluto ciò che tiene in piedi il relativo, e tutto è relativo, sapete bene che l'assoluto si ottiene quando esistono condizioni contraddette, come l'essere del non essere, ossia l'essere moltiplicato a non essere, che determinano l'essere assoluto uno. Ebbene, condizioni anche contrapposte, come ultimi e primi, sono collegate insieme in unità attraverso questo divino interscambio. Il solo che ha raccontato la verità, mettendo in luce queste contraddizioni, è stato veramente Gesù, quando nei confronti della vita ha detto che chi non la vuole perdere, la perde. Mentre invece ce l'ha chi la vuole perdere. Anche in questo caso la coesistenza degli opposti porta nella dinamica esistente la verità del verso relativo, negativo, che annulla tutto l'essere in atto, trascinandolo nell'essere in potenza. Perché? Provate a seguirmi. L'essere del non essere significa il non essere. Il non essere dell'essere significa il non essere. Quindi il prodotto tra i due opposti indica l'annullamento delle ipotesi in atto. Proprio quel disfacimento, quell'annichilimento di segno negativo che trascina tutto a perdere spazio e riconduce perfino tutto l'universo all'interno di un puro punto spirituale in cui tutto esiste in atto come un disegno della mente divina. Quindi gli ultimi, che sono proprio i primi, è vero perché noi, nella verità delle cose, esistiamo nell'assoluto che si presenta in atto sempre attraverso valori contrapposti, che poi ci danno l'idea di un mondo binario, elettromagnetico, materiale, antimateriale e con ogni tipo di contrapposizione possibile e immaginabile.